questo spettacolo di Toto Movie? Dillo tu. Vabbè, nasce da una vecchia amicizia che noi abbiamo. Abbiamo portato spesso Totò in una trasmissione con Renzo Arbore, di Renzo Arbore qualche anno fa. Sì, vabbè, anche... Io ti davo fastidio. Sì, appunto, tu mi dai fastidio, ma io facevo degli omaggi a Totò in questa trasmissione su Rai 1, insieme a lei, insieme ad Arbore, e quindi da lì è nata anche la passione di cercare chicche, di vedere Totò non soltanto nello spazio di un film intero, ma di isolare piccole perle tratte qua e là dai suoi film e per fare un omaggio al campione della comicità. E poi che abbiamo provato a farlo una volta e è venuto bene, e quindi c'era Sergio Marra, che è l'anima nera poi insomma dei tre, è venuta l'idea di proporlo a Mario Ieri, e quindi questa sera siamo qui tra scalette a livella e tutto quanto, molto con giubbotto, senza trucco, giubbotto perché fanno ridere, ma fuori è scoppiata l'estate e qua invece per fortuna, perché secondo me è troppo caldo, poi non c'è. No? Così, meglio così. Meglio così. Sì. Serata Totò. Il polso. Allora. Questa se ne va. Comunque, non vuole essere un cielo di cattivo pure, ma questo se ne va. Dove vado, professore? Là. Gente sta aspettando. Questa sera inauguriamo con un grande personaggio che penso tutti voi amiate da sempre, il grande Totò. Abbiamo stasera il piacere di avere con noi Rosaria De Cinco e Fabio Canessa. Totò è la comicità, c'è tutto il Totò, c'è la comicità mimica, c'è quella verbale, c'è quella astratta, c'è quella estremamente concreta. Ma mi lasciate in pace! Lo lascio, lasciate in pace! Che lontana! Ma io per Pino lo toccava molto. Sì. Cioè era un pezzo che si divertiva, che faceva gli spetti, ma... Sì, sì. Ce n'era uno che toccava per farmi per Pino, che era Mario Castellani, quello famoso dell'onorevole trombetta. Che fermo! Se non sbaglio, hai capito? Non c'è per te. Oh, è qui, Sì, è qui. Professore, più a destra. Più a destra. No, ancora un pochino. No! Porca miseria! Guarda la vostra posizione, grazie. Stavo tagliando il cuore. Professore, stavamo a cavallo, poi. Fermo? E come hai visto che sono atteggiamenti che poi sono dell'epoca, come di adesso, sono alla velocità. Sono sempre, come dice il nostro grande amico Renzo Arbore, l'umorismo quello vero è quello che dura sempre, non è la satira che è limitata al periodo storico. Ebbene, fate tutto immaginare, dal primo momento che io non ho visto la signorina Valente, me ne sono subito innamorato. Buon Natale, Vaschetti Fanini! Ma non può mettere in capo in dece bello che stai malata ancora i fantasi? Ha morto, sai che è un'anime. Soldati di Mistarente, ci verranno i capori che siamo noi.